quello che è stato definito in sede di quella conferenza, in sostanza è che il privato deve entrare dal 2018 con una percentuale minima del 40% del controllo, che è una qualcosa di incredibile, perché noi abbiamo un tetto minimo al privato, non abbiamo un tetto massimo, quindi potrebbe diventare anche più del 50%. Quello che abbiamo voluto fare noi a livello parlamentare è quello di chiedere ai ministri dell'interno e dell'ambiente di dare attuazione a quelli che sono stati i quesiti referendari del 2011, che sancivano in sostanza il fatto che non si poteva remunerare, non si poteva lucrare per quanto riguarda un bene essenziale qual è quello del diritto all'acqua, all'acqua pubblica. E noi vogliamo ricordare anche dei casi, perché in Italia è successo che Acqua Latina, che era un SPA, ha lucrato in passato sulle bollette del servizio idrico a Latina, aumentando le bollette fino al 300%, arrivando addirittura a chiudere i rubinetti in sostanza per abitazioni, per quelle persone che non riuscivano a pagare le bollette, che erano salatissime. E noi ci stiamo muovendo in simbiosi con i portavoce 5 Stelle a livello comunale, che stanno depositando e hanno depositato molti delle mozioni che praticamente, seguendo quelle che sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è che per assicurare i bisogni minimi per tutti i cittadini durante il servizio idrico occorrerebbero dai 50 ai 100 litri al giorno. Noi in questa mozione chiediamo la gratuità giornaliera ad uso domestico, ovviamente, dei primi 50 litri di acqua per ogni componente familiare. E questo lo dice, noi diciamo, noi lo dice una risoluzione del Parlamento Europeo. Quindi il vostro obiettivo finale, riassumendo, qual è? Riassumendo, è chiedere al governo di dare attuazione a quello che è quelli che sono stati i quesiti referendari del 2011, cioè acqua pubblica, il privato non può entrare, non può lucrare. Quindi dal punto di vista politico, ma anche pratico se vogliamo, perché non sono stati rispettati i referendum, ma anche etico e morale, l'assemblea dei sindaci, la conferenza dei sindaci che ha votato favorevolmente alla gestione mista pubblico-privata è illegittima.